Sono Raffaele Memeo, rappresento la ditta RMI Costruzioni SRL. In questo cantiere stiamo costruendo un rimessaggio per i battipista per la stagione invernale e difatti abbiamo tempi ristretti per la costruzione e dobbiamo utilizzare macchine affidabili per questo tipo di lavoro. Abbiamo qui alle mie spalle il nostro nuovo acquisto, il T-Way, che è un ottimo quattro assi. Lo utilizziamo in questo cantiere abbastanza difficoltoso, la strada a salire lo è, e per questo usando questa macchina agevola le lavorazioni in cantiere, ci agevola sulla parte lavorativa, non avendo fermi lungo il percorso, perché ripeto, la strada è veramente impervia e lui cammina sempre. Il Iveco T-Way si può trattare male, ne sono convinto di questo, perché noi lo facciamo per queste missioni difficili, anche a volte impossibili, dove le parole da dire sono poche, perché questi sono i fatti, dove lui lavora quotidianamente e fa il suo dovere. Siamo clienti da più di 20 anni, la concessionaria ATL Iveco qui a Colico, e ci siamo sempre trovati bene, non per altro i mezzi da 20 anni abbiamo sempre acquistato questo marchio da loro, soprattutto per l'assistenza, siamo ben seguiti, ben assistiti, e ci sono a volte dove noi arriviamo magari col mezzo alla sera tarda, e alle 10 di sera il mezzo va per la sua strada pronto per lavorare il mattino, per cui a questo punto si può dire che Iveco ci segue 24 ore su 24. E io alla fine sono amministratore della RMI Costruzioni, ma alla fine sono anche utilizzatore di questo e ci troviamo benissimo. Alla fine anche sull'utilizzo, sulla guida del mezzo è molto confortevole, comodo, ci si sta in cabina molto bene, molto bene. Certo, passare molte ore a bordo di questo autocarro è molto rilassante alla fine, perché lui ti permette di farlo 3, 4 ore, 5 ore, 8 ore, a volte ci dobbiamo stare anche di più lì sopra, e è un ottimo investimento. L'efficienza di Iveco T-Way è straordinaria perché, ripeto, nelle salite dove ti trovi una pendenza veramente accentuata, quando ti trovi davanti dici ce la farò, non ce la farò a salire questo, beh, ci devi arrivare perché in cantiere ci sono i muratori che ti aspettano e non li puoi lasciare senza calcestruzzo, perché lui ce la fa, stop.